Ciao, ed ora vi faccio vedere il fashion pack che ho preso per la Ily Forever. E facciamo anche un test, una prova, un po' come ha cominciato a fare adesso Manuel e come faceva già da un bel po' Toya di My Froggy Stuff. Facciamo appunto una prova a vedere se i vestiti vanno bene a vari tipi di bambole, che poi in realtà io ne ho prese due perché ho già visto che alle Barbie curvy non vanno, o perlomeno vanno però con delle aggiunte, tipo il velcro, una specie di aggiunta di un del velcro. E poi allora ho preso una Barbie, diciamo, normale. Made me to move e una delle mie Integrity Toys che ho visto che alcuni vestiti gli vanno. Non potrò mettere le scarpe perché non so, no, infatti sono tutte e due piatte. Ok, non potrò mettere le scarpe, però i vestiti voglio provarli. Molto bene, poi ovviamente lo proverò anche alla Ily Forever, cioè alla orientale. Tra l'altro non so che nome darle. E se magari avete qualche idea, ditemi pure. Allora, prima questo pack ispirato a Malefica. Ah no, scusate, è Aurora. Scusatemi, non ho resistito. Cioè, ditemi voi se questo qui, così, guardate, potrebbe essere ispirato a Aurora. Cioè, boh, vabbè. Ok. Robe da matti. Cioè, boh. Certo, Aurora, certamente. Cioè, ma vabbè, Malefica o anche Mal di Descendants, che poi vabbè è sua figlia, quindi ci sta, perché i colori sì, son quelli. Cioè, a me viene da ridere veramente, cioè guardate. Boh, vabbè, bah. Forse perché hanno detto, ma no, dai, lo facciamo come fosse ispirato alla principessa, perché chi è che lo compra se è ispirato alla cattiva? Scusate, ma veramente, cioè, se è così mi viene da ridere, perché, cioè, sinceramente non so. Allora, vi faccio vedere una cosa alla volta. Bellissimo. Allora, c'è questo biglietto, aspettate, ecco, per un concerto, cosa c'è scritto? Live music, Dragons and Roses, come Guns N' Roses, solo Dragons ovviamente, perché Dragons, Malefica che diventa un drago. Poi c'è questo bellissimo cerchietto con delle rose e delle spine. Vabbè, questo sì, questo effettivamente potrebbe essere richiamare, diciamo, Aurora in parte, perlomeno, perché lei la chiamano Briar Rose. Poi quando va con le fatine. Poi, adoro, adoro, adoro.
Questi, sono bellissimi. Questi stivali, scarponi, tipo, come si chiamano? Dr. Martens, con le borchie e con questo effetto tipo pelle di drago, viola, ovviamente, perché insomma, malefica drago, mi sembra sia sul viola, non mi ricordo, qua è nera. Poi c'è questa borsettina trasparente con dei rovi e le fiamme verdi di Malefica. Sì, perché chiaramente ispirata a Aurora. Vabbè, cioè, io non lo so. Boh. Vabbè, lasciamo perdere. Poi, tra l'altro, tutti quelli proprio americani che hanno già recensito le bambole, poi alcuni di questi pack, cioè, questo hanno detto chiaramente: sì, no, è quello di Malefica, però sì, no, è l'Aurora. Cioè, ecco, poi anche il giacchetto forse potrebbe essere l'unica cosa, però è molto rock, cioè, boh, che richiama Aurora, perché vedete che è metà blu e metà rosa, come il vestito, che le fattine cambiano completamente, continuamente colore. Però, come dico, secondo me potrebbe benissimo richiamare anche Mal. Credo che lei abbia un abbigliamento simile nel primo Descendants o qualcosa del genere. Comunque, no, bellissimo, bellissimo. Questa maglietta rosa tipo tie-dye, perché vedete che ha queste macchie nere con una nuvola e Malefica Drago, bellissima. L'altro pezzo di vestiario è questo, che sono questi pantaloncini anche qua stile tie-dye o comunque come si chiamano? Non washed, ma che bello. Tipo quando usano la candeggina o qualcosa del genere per togliere il colore, non mi ricordo. E poi ci sono attaccate, che fanno parte proprio del pantaloncino, queste calze a rete, perché sì, c'è niente come le calze a rete, dice Aurora. Va bene. Ok. Ora, stoppo e li faccio indossare alla bambola. Che carina! Oddio, sta benissimo così. Mi sa che le terrò questo. No, vabbè, bellissimo. Cioè, quello di Tiana era carino, ma questo qui, cioè, una figata, bellissimo. Ho avuto un po' di difficoltà a togliere l'altro cerchietto, perché era fissato qua ai lati con del filo, e in più e anche qua in mezzo, anche qua, e in più, vedete? Hanno delle tacche, tipo il filo passava qua in mezzo. Vabbè, comunque penso che poi si possa comunque rimetterglielo sopra tranquillamente, anche senza il filo, perché il filo era legato. Non so se era, no, penso fosse legato ai capelli, infatti ho dovuto anche rifarle un codino, perché dovrò rifarle un attimo la pettinatura, perché è un po' disastrata, vabbè. E no, comunque,
sta decisamente meglio. Ah, tra l'altro le scarpe non c'è scritto, perlomeno io non l'ho visto, no, infatti non c'è, no, e c'è scritto, vabbè, hanno una destra e una sinistra, quindi guardate bene la, diciamo, direzione della suola per mettergliele. No, comunque, cioè i vestiti, ah, tra l'altro, aspettate, perché i vestiti io li avevo pagati con lo sconto 15,30 euro, mi sembra venissero sui 17 euro, ve lo scrivo qua da qualche parte. Ora stoppo e lo provo anche alla Barbie e all'Integrity. Allora, prima ho cambiato idea, prima l'Integrity perché era il vestito, diciamo, che indossava, che era più facile da rimuovere. Vabbè, gliela tolgo perché sennò le cade anche qua i capelli. La maglietta e la giacchetta le sta bene e i pantaloncini sono un po' larghi, vedete? E le calze gli arrivano qui perché sono più alte, diciamo, le gambe più lunghe. Forse tirandolo giù, sì, ecco così, perfetto. Aspettate, ecco. Tirandolo giù sui fianchi, così, però comunque rimangono corti. E vabbè, oh, le vanno bene. Ora provo la Barbie. Eccola qua. Potete lontano, ecco. Devo dire che anche qua è un po' corto. Si può fare così, le scarpe sono grandi perché ovviamente i piedi delle ili sono molto più grandi. Non so se potrebbero andare bene a una tulle. Dopo dovrò provare a vedere se sta bene alla cos'era, alla Lux, giusto? Sì, la Lux, quella con i capelli platino, che è una tulle, farebbe avere i piedi un po' più grandi. Comunque sì, no, magari con dei calzini dentro, non lo so, vabbè, comunque sì, c'è, cioè, i piedini piccoli in confronto alla, vedete? Cioè, oh mamma, che differenza! Ho visto che Toya è riuscita a, cioè, aveva preso, cos'era? Vabbè, aveva preso una Ili doppia e, oddio, e una praticamente l'ha messa, ha messo la testa su un corpo made to move. Ovviamente non poteva più mettersi i vestiti, o perlomeno non poteva mettersi le scarpe. Quindi ha provato a togliere sia le mani, che però quelle delle Ili hanno il peg più lungo. Che lei aveva anche provato a tagliarlo, però poi non riusciva comunque a incastrarla dentro perché mancava la pallina in fondo, no? E anche i piedi si possono swappare, che praticamente basta fare come per la testa, metterla in un sacchetto ermetico dentro l'acqua bollente. E
staccarla. Lei ha fatto così anche con i piedi e le mani. Vabbè, comunque. L'altro pack ho preso lei perché l'altro pack è questo, quello ispirato ad Ariel, che mi piace di più rispetto a quello che indossa la bionda, esatto. Perché c'è la bionda, lei. No, aspetta, forse non è neanche lei. Non mi ricordo che indossava che era ispirata ad Ariel. Boh, vabbè. Questo mi piace di più perché sembra più anni 80. È per quello che ho preso lei. beh, adesso stoppo e tolgo fuori tutto il resto. Aspettate che magari vi faccio vedere la scatola. Comunque qua c'è Ariel con una bolla, Illy Forever. Qua c'è dietro la tipa bionda con il vestito, che poi non ho capito cos'è. Ah, dei calzini. Che bello, calzini tipo, vabbè, sembrano più dei scaldamuscoli che calzini, vabbè. Qua, infatti, tipo scaldamuscoli, vedete? 80s vibes, bellissimo. Inspired by Ariel. Qua c'è Ariel. Quasi a figura intera. Ok, adesso stoppo, apro, tiro fuori tutto e vi faccio vedere. Ok, adesso vi faccio vedere tutte le robe. Qui c'è un casco perché è completo con i pattini a rotelle. Un casco color lilla. Con una conchiglia. Aspettate, perché non ho acceso? Che cretina, mamma mia. Mi sono dimenticata di accendere. Ok. Oh. Con una conchiglia, vedete? Ecco. Qua a lato e non si capisce. Ah, ok, degli spruzzi di acqua. Poi ci sono. Ah, peccato. Cavolo. Vabbè, dei pattini a rotelle, cioè, o meglio, delle scarpe con dei pattini sotto, con le ruote che purtroppo non girano. C'è anche lo stop, bello, bello. E sono sempre lilla con questi fiori, quelli tipo anemoni, quelli che Ariel indossa nei capelli, no? Poi, vabbè, ovviamente ce ne sono due. Poi c'è oh, che carino, un marsupio color viola con una cerniera a forma di conchiglia, molto carino. Mamma, cade tutto. Bene. Poi c'è e che bello, uno smartwatch col cinturino blu, bello. Un braccialetto che poi sono tipo tre braccialetti assieme, così. Non so se hanno qualche elemento marino, aspettate che guardo. Sì, sono tipo perle, poi uno c'ha una specie di nappa, questo qui rosa, e quello azzurrino sembra che abbia delle stelle marine, vedete? Non so se si riesce a vedere, vedete? Quello sotto ha delle perle, tipo quello in mezzo ha una nappa, come fosse quei braccialettini che si prendono al mare. E quello sopra azzurrino ha tipo delle perle o delle conchiglie e delle stelle marine. Poi ci sono questi sticker che non userò mai, li metterò nella mia collezione anche perché c'è questa Ariel bellissima. Poi
che penso siano da mettere sul qui. Poi vediamo, poi c'è questo top viola, lilla, tutto luccicante, guardate, non so se si riesce a vedere, vedete, tipo effetto olografico, molto bello. Dei pantaloncini con l'elastico, con un disegno a squame sul davanti, mentre dietro è normale, azzurro, e con le bordino di raso intorno, vedete, bianco. Poi c'è una canottierina da mettere sopra, volendo, di colore viola, con scritto Be Heard, cioè fatti sentire o qualcosa del genere, che ci sta. E poi questi, appunto, gli scaldamuscoli, che sono verde, color verde mare, con le righe sopra. E qua c'è il manicotto in fondo. Infatti pensavo fossero dei calzini, invece no. Invece sono degli scaldamuscoli. Togliere. Ok, adesso stop. Faccio indossare questo alla Ili e poi avanti così. Allora, non ho potuto metterle il casco perché lei ha le codine. Che bello. Quindi se volete mettere il casco, lei bisogna sciogliergli i capelli. Bene, no, niente, quindi questo qui in teoria andrebbe bene solo per quelle con i capelli non raccolti, quindi non va bene neanche per, forse neanche per quella che rappresenta Biancaneve, perché ha quel ciuspo di capelli in testa, così è senza canottiera. Molto carina. Ah, comunque ho guardato e hanno destra e sinistra scritto dentro, dentro una scarpa, cioè LR. E con la canottiera vediamo un po' com'è. Carina, carina, carina. E ok, adesso stoppo e li provo alla Integrity Toys e a Barbie. Allora. Aspettate che. Allora, purtroppo non ho potuto mettere i pattini. Pattini, sì, insomma, i pattini a rotelle. Perché continuano a caderle. Comunque, così è senza il. Come si chiama? Senza il. La canottiera, diciamo il reggiseno, il braletto, quel cavolo che è un po' basso se lo si tiene con gli strap così, perché la Ili è un po' più in carne, diciamo, rispetto alla Barbie tradizionale, ma non. Come si dice? Da quello che ho visto, appunto, non vanno, questi vestiti non vanno tanto bene alle curvi. È una via di mezzo, vedete? È un po' più. Cioè, la grandezza era quella, però la testa è più grande, il corpo è un po' più grande, le gambe sono un po' più cicciotte, diciamo, i piedi sono più grandi. Quindi, sì. Comunque dai, devo dire che le sta bene, cioè, vediamo un po' con i braccialetti e com'è che si chiama? Lo smartwatch, le vanno grandi perché ovviamente anche qui i polsi sono un po' più stretti, vediamo. Con la canotta, come sta? Ma sì, dai, carina anche lei. Non leva il casco, perché logicamente, a parte che la testa è più piccola, ma poi c'è anche sto coso qui. Proviamola all'Integrity Toys.
Cioè, a lei per assurdo questi vanno, però un po', vedete, non proprio dritti. Oh sì, no, sono un po' piegati perché logicamente avendo il piede, come si dice, a punta, però stanno su, cioè, a me sembra stranissimo. Comunque, così. Il marsupio è un po'. Sì, boh, bisogna adattarlo alla. Comunque, dai, le sta. Poi, questo anche perché lei ha il seno un po' più grande. E il. Vabbè, lo smartwatch le rimane perché alla mano gliel'ho messo su, togliendole la mano, perché a questa si può togliere. Si possono togliere le mani, il braccialetto ovviamente troppo largo, comunque le finisce così. Vediamo un po' con la canotta. Aspettate che tolgo il marsupio e poi glielo metto sopra. Tolgo anche il braccialetto. Chissà se ne sta il casco. Adesso provo. No, è troppo grande. Ah, vabbè. E comunque, dai, sta bene. Cioè, sta bene. A lei non, magari non sta proprio benissimo. Questa, come dico, avrei dovuto prendere quella la IT orientale. Perché è un po' più, penso sia un po' più adatta. Però mi viene da ridere che a lei vadano i pattini. Va bene, ok, è tutto qui. Cosa che volevo dire? C'era qualcosa che volevo dire? No, no, niente, mi sembra. Magari ve lo scrivo qua da qualche parte, se poi mi ricordo mentre edito il video. Ok, alla prossima. Ciao.